Sono le 8:30. Mi sentite? Si sente? Nessuno mi risponde, si sente? Bene, buonasera a tutti e benvenuti alla nostra festa di fine Gres. Un applauso grande a questi bambini. Quest'anno abbiamo voluto invitarvi qui nel ricreatorio, che è per noi una seconda casa, un posto importante dove ci mettiamo in gioco, dove facciamo dei percorsi, dove cresciamo insieme, dove speriamo che anche i bambini si sentano a casa e liberi di giocare ed esprimersi. Sappiamo che forse la situazione è un po' più scomoda perché lo spazio è un po' più ristretto, però ci piaceva invitarvi anche nei luoghi dove i bambini per 15 giorni si sono sentiti liberi di giocare, hanno sperimentato cose nuove, hanno fatto amicizie. Sotto il tendone potete vedere appesi sui pali gli stendardi delle loro squadre e qui è il luogo dove loro giocano. Quindi ci piaceva fare una cosa così. In più avremo modo di vedere durante la serata molte sorprese. Allora, io sono abbastanza imbarazzata, si vede, quindi chiedo scusa, chiamo subito le persone importanti, quindi chiamo il parroco Don Stefano, il sindaco Roberto Feccaro e Francesco Marcon, presidente del ricreatorio. Qui al centro, mi hanno detto, dobbiamo stare qui al centro campo. Buonasera a tutti, questa è la 19ª edizione del Grest, quindi io vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che in tutti gli anni hanno portato avanti questo progetto, questo sogno di rendere il ricreatorio il centro della vita della comunità. È bello quest'anno vedere il RIC così pieno, pieno di gente. Vorrei ringraziare quindi l'amministrazione comunale che ci accompagna, che ci assiste, ci sta vicino in tutte le attività che facciamo. Vorrei ringraziare la parrocchia, in particolare Don Stefano, che ci permettono di usare questo ricreatorio per le nostre attività. E vorrei ringraziare anche tutte quelle persone che durante il Grest fanno un importante servizio, però non si vedono, come ad esempio i cuochi, tutte le persone che svolgono comunque un'attività importante. Vorrei ringraziare gli animatori che sono il cuore di questo Grest, senza di loro non ci sarebbe questo. Ed è importante perché sono dei ragazzi che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e non è scontato alla loro età. Inoltre vorrei ringraziare la persona che ha coordinato tutto quanto, tutta l'organizzazione del Grest, ha gestito il gruppo animatori, che è Lara. Quindi facciamo un grande applauso a tutte queste persone. Grazie di cuore a tutti e buona serata. Come lui, nel senso che chi arriva dopo. No, perché sono cose giuste, cose belle quelle che ha detto e sono cose che penso anch'io, che sono stato un po' qui con loro le mattinate, non tanto quanto avrei voluto, ma ho visto veramente l'impegno degli animatori, ho visto anche l'impegno dei bambini, dei ragazzi, ed è stato bello e credo che sia stato un momento di crescita, come sapete bene, tanto che fa venire ai ragazzi voglia poi di dire, boh, quando sarò grande farò anch'io l'animatore. Ed è questa una cosa bella, è un tesoro della nostra comunità e speriamo di avviarsi anche bene, voluto così, siamo la serata conclusiva del 19esimo, però puntiamo già al 20esimo e poi anche ad anni a venire, perché questo è un tesoro della nostra comunità. Grazie a tutti veramente. Allora, buonasera a tutti intanto, grazie per l'invito. Ma prima Lara ha detto una cosa, no? Adesso chiamiamo le persone importanti, ma in realtà qua le persone importanti sono altre. C'è l'associazione del RIC, col suo presidente che tiene vivo questo bellissima consuetudine del nostro territorio, ci sono gli animatori e soprattutto ci sono i bambini,
perché poi di fatto gli attori protagonisti di questa serata e di questo Grezzo sono e sono stati loro. Quindi da parte mia un ringraziamento a voi per tenere vita in viva questa cosa, perché come diciamo sempre, c'è, tu prima hai detto una cosa, no? Ci sono tanti animatori che lo fanno gratuitamente, tutti gli animatori lo fanno gratuitamente, e questa non è una cosa scontata, non è una cosa ovvia, non è una cosa dovuta. Quindi da parte nostra, da parte dell'amministrazione, naturalmente continuerà l'appoggio, continuerà la nostra vicinanza nei vostri confronti, perché riteniamo che questo sia un momento molto importante di comunità e che avvicina bambini, famiglie e comunque un sistema che nel tempo è nato, è progredito, sta crescendo. Comunque mi dicevi che comunque ci sono più bambini rispetto anche agli altri anni, che quindi questo è un qualcosa in crescita, e se vuoi per certi versi va anche in controtendenza verso tante altre realtà che in tante altre municipalità o zone magari rischiano di andare perdendosi. Quindi da parte mia un grandissimo complimento a voi per il vostro lavoro e per tutto quello che fate, e auguro a tutti quanti una bellissima serata. Grazie. Non scappate. A una festa c'è sempre un rapino, e quindi noi volevamo omaggiarvi di un pensierino da artisti del Grest. Grazie. Allora, il momento dei ringraziamenti. Oltre alle persone che collaborano attivamente, ci sono delle realtà del territorio che hanno contribuito in qualche modo alla riuscita del nostro centro estivo, donando dei soldi per, ad esempio, acquistare le nostre magliette, le magliette dei bambini. Quindi vogliamo ringraziare di cuore l'Associazione Donatori Volontari Sangue di Cormons, la Cantina Produttori di Cormons, L'Antica Ricetta, l'Asilo Nido Baby Doc, Auto Caramel, il Caffè Liberty e la Torneria Zucco. Anche in realtà come il Panificio Battistuta, che ci ha regalato il pane per tutti i nostri pranzi. Detto questo, a proposito di pranzi, chiamerei qui un attimino i nostri tre cuochi e vogliamo per loro un grandissimo applauso. Marisa, Elena e Renzo, venite, sapete che vi tocca, oltre a sgobbare per sfamarci, vi tocca pure questo. Venite qui, un applauso. Hanno sfamato ogni giorno più di 50 bocche molto, molto affamate. Oltre a tutto il nostro affetto e gratitudine, volevamo darvi un pensiero. Ecco qua, con le nostre veline. Prego. Speriamo vi piaccia. Se volete mostrare a tutti la divisa d'artista, un fiorellino coccoloso che porta sempre felicità. Il braccialetto del Grest, così non vi perdete al parco acquatico neanche voi. E poi? E poi Steffa. La divisa per il prossimo anno, il grembiule! La Marisa che da tanti anni al set ha la borsa della spesa, il grembiule, lei è una cuoca che ha tutta l'attrezzatura. Bene, grazie di cuore. Grazie. Così, benissimo cuoco. Prossimo anno non sarà più così pulito questo grembiule. Bene, direi che abbiamo finito la parte istituzionale. Possiamo iniziare a dare voce ai nostri ragazzi e ai nostri bambini. Lo spettacolo che sta per iniziare verrà coordinato nei passaggi dal gruppo dei ragazzi.